Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Da come avete visto, domenica è uscito il mini video su YouTube unboxing del pacco di Bud Power. È un'azienda che già conoscevo perché in passato ho provato le barrette proteiche. Vi lascio il link giù nell'info box. A mio avviso molto alte, però comunque io vi lascio il video recensione. Mi avete detto, Giulia, perché non provi le creme? Io sono sincera, avevo completamente abolito questa azienda. Cioè, nel senso, ho fatto recensioni, sapete che ne faccio tante, ma non mi è più passato per la testa, vado a vedere un po' il sito, proprio zero. Comunque mi avete segnalato e detto, Giulia, perché non ci provi queste creme? Ho fatto subito una corsa sul sito e le ho prese. Poi è arrivato subito, è arrivato con GLS in un paio di giorni lavorativi, non mi ricordo se 2 giorni o massimo 3, comunque molto veloce. Io ho preso il Triss, sinceramente, singolarmente non conveniva, quindi tre creme invece di pagare 19,97 euro le ho pagate solo 16,97 euro. Comunque in totale ho speso 21,96 euro, compreso le spedizioni. Allora, se volete vedere come è arrivato il pacco, vi lascio il video giù. Io direi di iniziare proprio con pistacchio. Le creme in questione sono tre, mi ispira veramente tanto. Bud Power Protein Cream Pistacchio. I valori per 100 grammi, il vasetto è di vetro ed è da 200 grammi, ha 485 calorie, grassi 33 grammi, carboidrati 39, di cui zuccheri 2,4, polioli 34 grammi, fibre 1,2, proteine 21 grammi, sale 0,06. Ve la faccio vedere nel dettaglio. Che dire, la consistenza è meravigliosa, super super vellutata, colore bellissimo, mi piace un sacco la consistenza. Mamma mia, che odore di pistacchio! Buona. La consistenza mi piace tantissimo, da come avete visto, super super liscia. Questa è pazzesca. All'interno la percentuale di pistacchio è 10,4%, però vi posso dire che anche se c'è il 10% all'interno di pistacchio, il pistacchio si sente, ma già dall'odore. No, buona, veramente buona. Anche perché, lo sapete, io preferisco sentire almeno l'odore, il sapore di pistacchio, anche se lieve e non tanto forte, no, quel sapore di mandorla, quel pistacchio proprio che sa, non sa di pistacchio ma sa di mandorla. Questo assolutamente no, molto molto buono. Ok, adesso bevo, sapete che poi io alla fine vi faccio la classifica. Andiamo con quelli più particolari e poi andiamo con quello là proprio soft. Gusto nocciola, mi ispira molto. Sempre il barattolo è di vetro, 200 grammi. Quindi, allora, per 100 grammi ha 507 calorie, grassi 36 grammi, di cui carboidrati 38 grammi, zuccheri 2,1, polioli 3,34, scusate, polioli 34, fibre 0,7, proteine 21 grammi e sale 0,10. Andiamo a vederla nel dettaglio. Ovviamente voi miscelatele sempre bene, come ho fatto io prima di farvela vedere, l'ho miscelata per bene. Allora, l'odore, posso dirlo? Kinder Bueno. La nocciola si sente tanto, io sento proprio l'odore del Kinder Bueno. Quando aprite il Kinder Bueno, uguale, la consistenza è pazzesca, ovviamente fa pure caldo, quindi, però ci sta tutto, assaggiamo. Sentite quell'odore forte proprio di nocciola, però sentite pure il sapore del latte e nocciola. Mi dà anche quella sensazione di fresco, però lieve, proprio perché all'interno c'è il maltitolo che vi dà proprio questa sensazione di fresco. Non è la prima volta che mi succede questa cosa. Perché? Però questa qui almeno è un fresco passabile, perché in passato io ho provato delle creme
Mamma mia, raga, mamma mia. Proprio un sapore di fresco, ma talmente proprio esagerato quel sapore, mamma mia, proprio brutto. Invece queste sono molto buone. Il sapore è buono, molto delicato. Buone. Non so quante volte mangio, mi so succhiare in aria, mi viene da questo. Una cosa però che ho apprezzato è che se siete nuovi clienti, quindi ovviamente se avete provato queste barrette anche voi e vi piacciono e poi non le avete più trovate, essendo che c'è il sito, se ovviamente vi registrate e non avete mai acquistato, avete il 15% di sconto, perché io ve lo dico, nessuno l'ha pagato per dirlo, però secondo me è giusto dirlo. Appena aprite il sito, a me esce sempre la schermata, iscrivetevi alla newsletter per il 15% di sconto, quindi secondo me vi consiglio di registrarvi, perché comunque il 15% di sconto è comunque tanto. Però no, sugli articoli già scontati, quindi sui set, su quello non ve lo applica. Andiamo a provare questo cioccolato. Sono felice di averlo trovato all'interno del set, perché spesso mi chiedete: Giulia, mi consigli una buona crema al cioccolato? E mi trovate sempre impreparatissima, perché quando escono tanti gusti nuovi, ma parlo anche di altri marchi, io gusto cioccolato non sempre lo prendo, anche perché quasi al 100% sono sempre buoni, però spesso me lo chiedete e io mi trovo sempre impreparato. Cioè, quando mi chiedete: Giulia, mi consigli una crema al pistacchio? A voglia, cioè veramente vi faccio una lista. Però quando mi chiedete cioccolato, io vado sempre un po' tra cioccolato e nocciola, ecco. Allora, i valori alla fine stiamo lì, barattolo sempre da 200 grammi, andiamo a vederlo. Vabbè, che dire, la consistenza anche di questa crema è pazzesca. Cioè, è più vellutata rispetto alle altre che erano proprio liquide. Ci sta. L'odore è cioccolato. Sempre il maltitolo che si sente. Forse qui lievemente qualcosina in più, ma io più che cioccolato, io sento un pizzico di fondente. No, forse il cacao all'interno 7%. Allora, questo gusto non mi fa impazzire. Un pizzico di fondente, ma proprio lieve, 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 cioè non è quella crema al cioccolato dolce e stucchevole. Quindi, secondo me, chi non ama comunque le creme al cioccolato stucchevoli, secondo me fa il caso vostro. Ovviamente, io tra tutte e tre preferisco pistacchio, nocciola e poi cioccolato. Io anche per questo non prendo mai questo gusto, perché comunque è molto semplice. Devo dire però che non mi ha fatto impazzire. Il cacao si sente, la nocciola si sente assolutamente, per me ha fatto impazzire. Però, se siete interessati, io vi consiglio, prendete comunque il set, perché ovviamente è una recensione molto personale. Ma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Vi giuro che se non oggi, domani mi metto e vi rispondo a tutti. Io vi ho letto, però mi devo mettere lì e vi devo mettere a rispondere. E quindi nulla, io spero che anche questo video e quindi nulla, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivete nei commenti voi cosa ne pensate, se li avete già provati, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!